stata una simpatica serata di sport. Il 6-0, punteggio tennistico da Fiorentina al Cucarischi, senza assolutamente mai soffrire, insomma, anche qualche bel gol, qualche bel gesto, come quello di Beltran, come il bel gol di Marcelo Pes, come lo straordinario gol di Sottil. Ci sono comunque delle belle cose, insomma, sono quelle partite anche che ogni tanto ti servono per divertirti, per svagarti, per rilassarti. Per dare fiducia, minuti anche a giocatori che magari non sono sempre per titolari, per far prendere fiducia ad alcuni, per dare magari una mazzata a qualcun altro, non voglio far nome, magari chi ha orecchie intenda. Insomma, ragazzi, andiamo in ordine. La doppietta di Beltran si è sbloccato, il primo gol che comunque buon movimento da centravanti, ne aveva fatto un altro bello e poi tiro che si era stampato sulla traversa e poi il secondo gol che è splendido, al volo, pallonetto al volo sull'assist di Martinez Quarta. Approfitto proprio anche di parlare di Martinez Quarta, che ha avuto un altro gol, quello in bucata, è diventato una sorta di centravanti nel secondo tempo, è andato anche a tirare un'altra volta, ha fatto quel lancio lì per Beltrán, centrocampista, attaccante, difensore, perché oggi difendere c'era poco da difendere. Quindi insomma, bene Beltrán che si è sbloccato, Quarta che si conferma, per il resto bellissimo il gol di Coné. Coné comunque per quanto possa valere, comunque un altro segnale dopo la bella prova di Napoli, quindi speriamo che poi sia lui proprio il titolare su quella fascia, perché secondo me l'assetto più corretto può essere proprio quello di Nico a destra e Icone a sinistra e magari Beltrán al centro dell'attacco, perché comunque ci ha puntato, perché comunque ci ha investito tanto rispetto anche a Zola, e quindi secondo me lui è poi l'attaccante che almeno in questo momento deve essere titolare, visto l'ingresso di Zola che è proprio secondo me insieme a Mandragora che poi si è messo in luce nel secondo tempo, però forse è la nota più stonata della serata obiettivamente, e dispiace veramente, però questo ragazzo può fare il centravanti nella Fiorentina, tecnicamente non è all'altezza della Fiorentina, non è all'altezza di avere la maglia da titolare del centravanti della Fiorentina. Punto chiuso, non c'è tanto da aggiungere. Per il resto, mi è piaciuto l'ingresso di Sottil, come non mi era dispiaciuto l'altro giorno con l'Empoli, bellissima punizione, ma tanti spunti, difesa chiaramente di carta, però insomma. Mi è piaciuto l'ingresso di Sottil per determinazione, comunque pian pianino una svegliatina se la sta dando anche Sottil, io continuo a crederci come uno che le potenzialità le ha e spero assolutamente che rientri il più possibile nelle rotazioni. Bene anche il gol di Marcelo Pes. Centrocampo obiettivamente oggi non è che sia stato tanto impiegato, però Marcelo Pes oggi un pochino più presente, soprattutto quando la palla ce l'ha la Fiorentina, quando non deve fare una cosa di non possesso, Marcelo Pes mi sembra comunque più un regista appunto della costruzione piuttosto che di distruzione, di distruzione a poco Marcelo Pes. Per il resto appunto questo è quanto, abbiamo insomma l'avversario e tariamo con tutte le valutazioni, non sono praticamente valutazioni, è stato un allenamento agonistico, è stata una serata serena, tranquilla, una sorta di amichevole, bene così, comunque perché Genk e Ferencváros hanno pareggiato, quindi sei già in testa al girone, insieme a proprio a Genk e Ferencváros a 35 punti, con il Kukalyski chiaramente a 0. Fatemi sapere cosa ne pensate, la maga che c'è il video, quindi vedete questo video del canale se ancora l'avete fatto. Forza Viola e buona serata a tutti. Un altro paio di considerazioni, Kayode speriamo bene per l'infortunio e poi gli ingressi di Comuzzo e Pierozzi, che
che è soprattutto molto attento, anzi fa un bel piglio anche da terzino nel suo ruolo, e anche Pierose comunque non male, quindi poi speriamo appunto che non sia niente di grave per Caiode, che ci metterebbe ulteriormente in difficoltà. Forza Viola e buona serata.